Un bel Milan, un Milan solido, un Milan che dice praticamente lo scivolone del derby è dimenticato, quello schiaffone, quei 5 gol è dimenticato, si va avanti. Questo sta dicendo il Milan ai propri tifosi, ma a tutto il campionato, e questo è effettivamente vero, perché il Milan aveva reagito con il Newcastle, la poteva vincere quella partita, aveva vinto mezzo e mezzo col Verona, una partita però senza che aveva corso dei rischi, aveva vinto bene a Cagliari, e con la Lazio vince non bene, ma benissimo. La Lazio molle, la Lazio davvero molle, dopo ne parlerò quando faccio punto sul campionato, sapete la mia rubrica principe, ma a prescindere da questo, la Lazio non sa di niente, senza sapore, senza nulla là davanti, ma è anche merito del Milan, è anche merito del Milan, perché il Milan quest'anno ha deciso di giocare a calcio e tenere l'avversario lontano, perché tu stai giocando a calcio, non perché lo aggredisci, ma perché tu hai la palla, perché tu fai le verticalizzazioni, quando quelli si presentano, va bene, corro il rischio, ma se vado in contropiede, avete visto il gol di Leao, se vado in contropiede ti faccio male. Questo è un po' il ragionamento del Milan, è un Milan completamente nuovo, e che però sta utilizzando qualcuno dei vecchi, vedi Adli, qualcuno che era andato male l'anno scorso, che addirittura anche Adli quest'anno sta andando molto bene, ma quelli che stupiscono, che davvero stupiscono tutto e tutti, sono i nuovi. Ragazzi, stanno funzionando tutti, adesso anche Okafor segna Okafor, va bene Loftus-Cheek che dopo si è infortunato, va bene Musa, va bene Pulisic, ma vanno bene un po' tutti, vanno davvero bene un po' tutti, e il livello oggi, l'asticella era più alta, perché stiamo parlando comunque della Lazio, una squadra della Champions League, cioè l'asticella non è bassa, è alta, eppure il Milan l'ha fatto sembrare bassa, non ha fatto nulla, sto guardando proprio le ultime azioni di una partita che non c'è stata davvero partita, specialmente nel secondo tempo. La Lazio voleva fare qualcosa, ma non aveva quella forza. La mia impressione è che c'è un gruppetto di 3/4 squadre che sono troppo più forti rispetto alle altre. Ovviamente parlo di Inter, Milan, Juventus e Napoli, e che qualche volta possono cadere, ma a partita normale queste squadre non ti lasciano respirare, non ti lasciano fare gioco, perché la Lazio non ha fatto gioco per merito del Milan, non per demerito della Lazio, anche se dopo c'è da dire, ma questo lo dirò quando farò punto sul campionato, c'è da dire tanto su quello che è la Lazio. Alcuni commentatori che mi commentano sotto mi hanno detto basta parlare di Savic. Attenzione, io sto parlando di una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda, una squadra che l'anno scorso ha avuto la migliore difesa insieme al Napoli. Non basta parlare di Savic, qualcosa è cambiato. Se non è cambiato la difesa, non è cambiato il centrocampo, tranne una persona, quella persona vuol dire, lo continuo a ripetere, che era più importante di quanto anche i tifosi della Lazio potessero immaginare. Nelle geometrie, nell'equilibrio, era davvero troppo importante. Il Milan invece cambia tanto, cambia tutto, ma stanno lavorando bene, si vede che c'è un grande lavoro dietro. Questo è il modo di lavorare di Pioli, è proprio di lavorare, fargli ripetere gli schemi diciamo sulle punizioni, sul corner, ma sicuramente gli schemi anche su partita. E ragazzi, di questi del Milan, chi mi è piaciuto? Mi è piaciuto molto Reinders al secondo tempo, una sorpresa. Pulisic nel primo tempo, Leao comunque sempre. Leao è quello pericoloso, quello che comunque da un momento all'altro si accende e ti fa male, ti fa molto male. Adesso tutto, non dico che ha un'autostrada il Milan, perché un'autostrada ancora non c'è, ma sicuramente galleggia nelle zone nobilissime, la primo posto. È lì nel primo posto, cioè se vuoi vincere questo campionato devi fare i conti col Milan, e non era scontato, perché il Milan ha cambiato tanto, non era una cosa scontata, era una cosa che i tifosi milanisti speravano. E l'altro fatto che a me, diciamo, da interista parlo adesso, un po' mi preoccupa, è questa capacità, questa reazione molto, molto, e qua c'è il 2-1, insomma la Lazio ha segnato, ha fatto quel golletto finale, che devo cambiare anche un po'. No, c'era fuori gioco, quindi non ha segnato, non cambio niente, non devo cambiare niente, posso tenermi, diciamo, tutto quello che avevo scritto. Vi dicevo che quello che mi preoccupa da interista è questa capacità di reazione del Milan. La capacità di reazione del Milan sinceramente
Mi fa pensare che questo è un Milan anche di testa, molto solido, molto forte. Se vedete i capelli così è perché mi metto nella poltrona a seguirlo, mi accompagna, la testa si accompagna. Adesso ci seguiremo l'Inter. Seguiremo l'Inter che deve rispondere sia al Napoli che al Milan, ma domani la vera risposta, spero che l'Inter dia la risposta, la vera risposta la deve dare anche la Juventus, a cui a sua volta si alza altissima anche là, si alza molto alta l'asticella perché c'è l'Atalanta. Insomma, qua c'è il 2-1, 2-1, 2-0, non capisco se ma dovrebbe essere annullata. Al momento, diciamo, lo sto facendo proprio negli ultimi due minuti, annullato, è 2-0, va bene, non cambia niente, ormai siamo agli ultimissimi secondi, gli ultimissimi minuti. Importante però per il Milan non prendere gol, perché io ho visto, guardate, ho visto uno stadio pieno. Ho visto uno stadio pieno, il tifoso del Milan, l'ambiente del Milan è un ambiente maturo, un ambiente che sa vincere i campionati, che sa vincere le cose, e questo secondo me il Milan è davvero, si mette con questa vittoria, si mette in una buona posizione, una posizione molto solida, una posizione molto brillante, ed è bello così. Diciamo che è bello così per tutto il campionato, per tutto il campionato italiano, cioè se il Napoli si sveglia, se l'Inter tiene là davanti, se il Milan tiene là davanti, se la Juventus riesce anche a fare i colpi di coda, è bello, è bello, è bello. Io ragazzi vado in palestra e la cosa che faccio è quando arrivo in palestra subito si parla di questo, ma questo è il canale del Bar dello Sport, ragazzi, questo è il canale vostro, il canale del Bar dello Sport, praticamente un Bar dello Sport virtuale, quindi se non siete iscritti iscrivetevi, mi raccomando, mettete la campanella, apparecchiate un bel like, un bel mi piace, andate a guardare su in descrizione, anzi giù in descrizione, ci sono tanti canali nuovi, c'è quello dello sport. Ho fatto oggi un video sull'Italia Nuova Zelanda di rugby e devo dire che è stato apprezzatissimo, e quindi anche sullo sport, se vi piace lo sport io parlo di tanti sport, dove c'è il canale dei quiz, specialmente il quiz per te, in quell'arancione che vedete, quiz italiani, mandate giù in descrizione e li trovate. Se volete seguire questi ragazzi che stanno mandando avanti questa idea dei quiz, io l'ho voluto appoggiare, l'ho voluto aiutare, mi ha fatto piacere aiutarli, farebbe un piacere anche a me se vi volete iscrivere. Detto questo ci andiamo a vedere l'Inter, ma ditemi nei commenti chi è stato secondo voi il migliore in campo per il Milan. Sono stati tanti, hanno giocato tutti bene, ma io devo dire che un qualcosina in più oggi stasera la do alla difesa, perché Maignan non ha fatto nulla, non ha fatto niente, non ha fatto proprio zero, è stato quasi disoccupato, e questo è merito di una difesa molto, una vecchia difesa, era la vecchia difesa Kier, Tomori, che è funzionata, anche Tomori che è rientrato. Insomma, questo Milan lo può vincere lo scudetto, ma lo dirò tutte cose appunto sul campionato lunedì mattina, subito intorno alle 8:30, 9 c'è subito appunto sul campionato, addirittura verso le 8 addirittura. Detto questo, alla prossima, andiamo a guardare l'Inter, ciao ciao.